Grazie, grazie. Credo che non avrò già più appetito per cena. Ne mangio sempre troppi dei vostri biscotti per poterci spalmare quell'eccellente marmellata. Un po' di composta di cotogne, eh? Non l'avete ancora assaggiata. Ci mettiamo sempre un po' di miele per togliere l'acido. No, grazie, veramente. Ve ne manderò un vasetto. Se la tenete qui, potrò mangiare anche i biscotti, oltre alla marmellata. Io spero che non ci facciano di nuovo usare quella brutta farina nera con questa guerra che ci minaccia. Non sarà caritatevole da parte mia, ma sono venuta quasi alla conclusione che questo signor Hitler non debba essere un buon cristiano. Se l'Europa stesse su di un altro pianeta. L'Europa? Avete detto? Sì, ah. Teddy. Ma non lì bisogna buttare i cannoni, all'ovest. Sì, lì è il nemico, lì è il pericolo, il Giappone. Ma Teddy... sì, certo, certo. Ah, non più tante chiacchiere sull'Europa, pensiamo a noi invece. Non parliamo di guerra. Vuoi un'altra tazza di tè, caro? No, grazie, zia Ebe.
Voi, dottore? No, grazie, grazie. Ah, cara signorina Effie, la guerra e la violenza sembrano davvero lontane da qui. Tranquillo qui, non è vero? Ah, sì, tranquillissimo. Le virtù di un'epoca passata sono tutte in questa casa. Le gentili virtù che scomparvero con le cortesie, con le tasse moderate. Ah, è una delle più vecchie case di Brooklyn. Ed è rimasta tale quale com'era quando il nonno Brewster la costruì e la mobiliò. Tranne che per l'elettricità, naturalmente, ma l'usiamo il meno possibile. Fu Mortimer che ci persuase ad installarla. Già, già, capisco, capisco. Vostro nipote Mortimer sembra che possa vivere solo con la luce elettrica, no? Povero ragazzo, deve lavorare sempre così, fino a tardi. Credo che condurrà di nuovo Elena a teatro stasera. Teddy? Sì? Tuo fratello Mortimer rientrerà tardi. Lietissimo. Ci fa così piacere che sia Elena che nostro nipote conduce a teatro. È un'esperienza nuova per me restare alzato fino alle 3 del mattino aspettando che mia figlia venga riaccompagnata a casa.